Oggi è il 14 giugno del 2024, siamo in piena crisi idrica, manca l'acqua e avendo nominato un noto ladro incapace al vertice dell'AICA, l'azienda più importante dell'intera provincia di Agrigento che gestisce il servizio idrico, avviene che le riparazioni ai buchi della rete idrica non si effettuano. Io ho iniziato a segnalare questa perdita idrica almeno a marzo passato. Parlo con il comune, che non è l'ente deputato a riparare le perdite idriche, bensì a segnalarle pressantemente all'AICA. L'AICA non provvede a fare la riparazione. Io ritengo che un ladro come Settimio Candone, un incapace come Settimio Candone, un soggetto che si è fatto proprietà e conti banca rubando con i corsi di formazione professionale, deve al più presto lasciare ogni incarico pubblico. Il signor prefetto deve smetterla di giocare. Manderò al signor prefetto anche questo video dove si spiega con le immagini, con l'acqua pulita che viene a inondare l'intera via, malgrado il caldo che la fa evaporare. Guardate quant'acqua abbiamo persa per la via da molte ore, malgrado il caldo che la fa evaporare. Allora, il signor prefetto, è il caso che si chiami questi dell'AICA, il presidente Settimio Candone in testa, al quale credo che paghiamo 70-80 mila euro all'anno per fare quello che vediamo tutti, cioè per mantenere una città assetata, e gli chieda le dimissioni immediate. Poi abbiamo un ragionamento col mio partito, col Partito Democratico. Il Partito Democratico ha concluso l'accordo per mandare Candone a presidente dell'AICA pur di avere un seggiolino. Allora le persone che abbiamo nominato devono dimettersi per azzerare l'AICA e consentire la nomina di persone competenti, non a rubare dei corsi di formazione professionale come Settimio Candone, ma ad amministrare la risorsa idrica che oggi in Sicilia è carentissima. Ci sentiamo dopo. Guardate l'intera via. I cittadini agrigentini pagano delle bollette salatissime. I cittadini agrigentini pagano nelle bollette salatissime questa acqua che viene a innaffiare le canne di Via delle Viole, bella, pulita, e che evapora sotto un sole dei 40 gradi. La gente deve capire che in questo momento qui ci sono 35 gradi, l'acqua evapora e malgrado la fortissima evaporazione abbiamo la strada inondata di quello che si chiama il prezioso liquido che grazie a Settimio Candone viene sprecato.